Allora, ancora una festa dell'ottimismo qui a Firenze, sono nel 500, tanti personalità, ministri, segretari, personaggi dello spettacolo. Che cosa l'ha colpita di più finora? Mi ha colpito il tentativo di trovare delle strade comuni per provare a essere ottimisti sul futuro, da posizioni diverse, da mondi diversi, ma l'obiettivo è quello di provare a creare, il nostro obiettivo poi, dei link per cercare di trasformare anche le difficoltà in opportunità. Se dovesse titolare il suo giornale domani? Sono tanti titoli che si possono fare, c'è certamente il ministro dell'Economia che ha suggerito ai suoi ministri, ai ministri colleghi, di essere responsabili, di tagliare, se no si arrabbia. Il Presidente della Corte Costituzionale che ha detto che non c'è alcuna deriva autoritaria, il Presidente Tajani che ha ribadito la volontà di avere meno tasse nella manovra, Elly Schlein che ha aperto a un dialogo con la maggioranza su alcuni temi e molti altri punti. Anche Steven Pinker, lo scienziato cognitivo venuto da Harvard apposta per noi, che sta parlando mentre stiamo chiacchierando adesso noi, e non è ancora finita.